Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. È tempo di raccolta. Anche il Vangelo sembra adattarsi a questo clima con la parabola che va in scena la prossima domenica. Ci presenta dei vignaioli che non erano proprietari. La vigna ce l'avevano in affitto. Il finale della storia è piuttosto amaro. Il padrone della vigna la toglie loro e la affida ad altri. Perché? Erano stati sleali, perfino assassini. Alla fine si accordarono per eliminare anche il figlio del padrone, inviato a riscuotere il dovuto. Usurpatori, insomma, pretendevano di diventare loro i padroni. E noi cosa c'entriamo con questa storia? Ogni cristiano sa, o dovrebbe sapere, che la sua vita in questo mondo è opera di Dio. È Dio che ci ha pensati e ci ha chiamato all'esistenza. Vivere per noi vuol dire sostanzialmente collaborare, dare una mano a Dio, perché le cose a questo mondo vadano meno peggio di come vanno, anzi, decisamente meglio e per tutti. Solo che poi, al lato pratico, accade che più di uno trova comodo lasciar da parte questo motivo, ripiegarsi su se stesso e dedicarsi unicamente ai suoi interessi. L'unica preoccupazione allora è quella di spremere dal mondo, dalla vita, dalle situazioni, quanto più è possibile, a proprio esclusivo vantaggio. Sì, è questo comportarsi da usurpatori. Ecco come si fa a trasformare ciò che era stato affidato in proprietà. Il mondo. È Dio che l'ha fatto, ma non l'ha voluto finito e perfetto fin dall'inizio. È un progetto tuttora in atto. Ma anziché realizzarlo da solo, preferisce condividerlo con noi. Regno di Dio si chiama questo progetto. Questo mese di ottobre, da sempre dedicato alle missioni, ce lo ricorda in modo martellante. Cos'altro sono le missioni e i missionari se non questa impresa divina e umana che collabora con Dio in questo progetto? Ciò vuol dire che non ci è lecito ridurre la nostra vita a proprietà esclusivamente personale. Proprio la vita di ogni giorno, intendo. Fatiche, preoccupazioni, lavoro e quant'altro, è troppo poco affrontare tutto ciò con l'unica motivazione dello stipendio o della pensione. Il Vangelo raccomanda la furbizia, che consiste nell'armonizzare la vita con il progetto di Dio. Solo così se ne evita la svalutazione. Del resto, non è per questo che Dio ci ha inventati e amati. Se l'aspetta la nostra collaborazione. Cosa dovevo fare ancora per la mia vigna che non abbia fatto? Fa dire il profeta della prima lettura. È la vita quella vigna. Da godere, certo, ma chi è che sa davvero godere la vita? Chi l'accoglie come dono ogni mattina? Il fascino di ogni dono sta nel rimanere dono, sempre. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della domenica a cura di Don Piero Rattin.